Allora, questo episodio è uno strano viaggio nel tempo. Sono passate ore dall'ultimo taglio che avete visto, ore. Però ce la posso fare, oggi è una giornata così. Ho trovato il mercante. C'era scritto capanna del mercante, quindi ci potevo arrivare anche da sola. Ho fatto un salto, mi direte, ma com'è possibile che sei qui? Sei dentro la catacomba. Avete ragione voi, ma siccome ho chiesto aiuto al buon Sapaku, che si ricordava dov'era il mercante, ne ho approfittato, no? Ma non è lui che mi vende le cose. Sì, è lui, ok? 2000, quindi mi servono 6000. 6000 io ce le ho, altro che se ce le ho. Altro che se ce le ho 6000. Allora. Perfetto. Mi venda. A posto. Sì, save safe. Allora. Adesso farò anche un test. In tutto questo, perché io non so effettivamente se si resetta la situazione, perché io non ho fatto viaggi veloci, io non ho fatto nessun viaggio veloce, per cui in teoria sono proprio uscita. Il mio dubbio è nel momento in cui esci dal dungeon, quindi che sia una catacomba, non importa, comunque si resetta? Te la conta come reset? Oppure mantiene memoria? Lo scopriremo insieme, perché ripeto, non sono morta, non ho fatto nessun viaggio rapido, non mi sono seduta in luoghi di grazia, e sto facendo cazzate, per cui teoricamente dovrebbe essere tutto come l'ho lasciato. Chiesa di Marica, scopriamolo insieme. Un po' mi dispiace, sapete cosa? Poi per carità, poi magari non è così, magari sto dicendo una cosa sbagliata. Però mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata la possibilità, magari anche solo di New Game Plus, sapete, di fare un reskin di Torrent. Non dico cambiare l'aspetto, perché lì posso capire, magari sapete, un po' più una seccatura, il colore. Un po' come agro di Shadow of the Colossus, per esempio, no? New Game Plus lo fai bianco. Basta. Semplicemente colori invertiti, praticamente. Nulla di particolare. Non so perché ho messo il segnalino qua, se effettivamente. Allora, di qua. Io spero vivamente che non sia respawnato nulla, però non sono così ottimista, in tutta sincerità. Mentre io continuo a avere Sabaku che mi spamma roba su Telegram, per fortuna ho disattivato le notifiche, però con la coda dell'occhio vedo che mi poppano i messaggi. Lui lo sa benissimo che sto registrando, cioè una cosa veramente comica è questa. E vabbè, ti starà dicendo qualcosa di importante. No, sono un video di TikTok. Sono video di TikTok. E quindi mira, quindi che sono cose importanti. Porca paletta ho. No, qui. Non riesco a trovare la caverna? L'avevo trovata. È qui, è giù, è a pian terreno, no? Non era qua, tipo. Non era qua. C'è un luogo di grazia di sua mamma. Riposa. Non devo riposare. Sto impazzendo, vi giuro, sto impazzendo. Com'è possibile che non la trovo? E mi direte, ma teletrasportati. Allora, a parte che è una questione di principio ormai. A parte che è una questione di principio. Ma se mi teletrasporto devo riammazzare tutto. Tutti gli scheletri che avevo tanto faticosamente massacrato. Ce la posso fare. Questa non la taglio. Dovete vivere con me la sofferenza, il fastidio, perché probabilmente voi la vedete lì nell'entrata, io no. È assurda questa cosa. Veramente assurda. Sta su, sta ancora più su. Saliamo ancora.
torrent che mi giudica malissimo. Dai. Che non vedo neanche il segnalino. È assurda questa cosa. Sono lì. Però torrent di un altro colore mi sarebbe piaciuto. Tanto per cambiare. Ma non è qua! Vabbè, mi sto per arrendere, comunque lo dico. Non droppare, mi raccomando, che poi la gente si offende. Sono a un passo dall'arrendermi, eh. È assurda questa cosa. Allora. Ok. Ok. Esatto, qui c'era la statua. La statua mi indicava la via. La statua mi indicava la via di sua mamma. Sono lì! Sono lì! Sono lì, sono lì, sono lì! Le ho trovate! Ce l'ho fatta! Perfetto! Ok, ci siamo riusciti. Secondo me sono respawnate le cose? Ripeto, non mi sono seduta a nessun luogo di grazia. Sono solo uscita. No, no, mi sa di no. Sono rimasti morti. Mi sa che sono rimasti morti. Vediamo. Eh sì. Eh sì. Tra l'altro Sabaku mi ha detto che in questo dungeon. Mi ha detto, ah, ma sei in questo dungeon, ah, buona fortuna. Quindi vabbè. Brutte notizie a quanto pare. Ora stiamo attenti. C'era la trappola che avevo disattivato da qualche parte qua. Qui, ok. Disattivata, perfetto. Qui non c'è niente. Tra l'altro. Ci sono muri invisibili in sto gioco? Boh, probabilmente sì. Ok. Li avevo raccolto. Piano piano adesso. Qua non ci siamo stati. Ok. Eccola la trappola. E là, 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 là. Voi. A posto. Ah, la testa parlante, grazie, perfetto. Proviamola. Dove sta? Qua. Proviamola. Thank you. Inquietantissime. Va bene. Cazzo? Paura. Ora devo capire come farà a salire però. Ma smettila un po'. Ma poi scusate, io qua non ero già passata. Com'è che c'era quel coso vivo? Stava dormendo prima. Sì, ma io non trovo la strada. Ha droppato? Buono. Ossa, ossa, ossa. Scheggia di ossomane, perfetto, perfetto. Perfetto. Però io mi sono smarrita. Perché qua non c'era nulla. Qui ho raccolto. Basta. Vabbè, ma minchia, un cecchino. Mi sento stupida. Mi sento veramente stupida. Molto meglio così. Ma qui mi pare che non ci sia niente.
Lì c'è il figlio di puttana e abbiamo capito che c'è il figlio di puttana. Però qui non ci si può arrampicare. Qui non ci si può arrampicare. Qui non ci si può arrampicare. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qua c'è sangue, che è risaputo che scheletri perdono sangue. Sto cercando scale, capito? Cose nascoste. Non so perché quel frame rate scatta così tanto. È curiosa come cosa. Teoricamente è un luogo chiuso. Temo di sapere la soluzione. È fatto. La sapevo. Me l'aspettavo. Porca vacca. Ok. Infami. Ma io non vi dico quanto tempo ho girato prima di avere l'illuminazione. Quindi ho fatto. Questo si alza. Guarda, ti vedo, eh. Allora, guarda che mi lancia. Le freccine mi lancia. Guarda, guarda quanto ci crede. Ok. Tanto sento suoni. Spero che non sia Ugo che fa cose strane. Ok, fatto. Qualche parte si è aperta una grossa porta. Vabbè, io qui non ci tornerò mai, quindi è inutile che lo disattivo. Il robola. Di qua? Penso di qua. Ricordiamoci che Sabaku mi ha detto: ah, buona fortuna! Perché? Beh, che non ho tipo rune. Non, voi non le vedete, ma ne ho tipo 800. Per cui, questo me lo tolgo. Manca solo che lo uso per sbaglio. Ma basta mettermi le frecce. Che palle. Va. Allora. Pronti. Oh no. Ok, non mi attacca. Questa cosa è pessima. Significa che è incazzata. Incazzatissima. Porca puttanella! Era molto fra... Ma era un bafometto! Era tipo un bafometto! Lutel senza testa! 2000 sbirillini. 2000 rune. Evoca lo spirito di Lutel senza testa. Ceneri leggendarie! Usano proprio per convocare lo spirito di Lutel senza testa. Questo cavaliere acefalo è al comando dei soldati del mausoleo. Scaglia una lancia spettrale alla mattata di morte. Lutel sacrificò la propria vita per continuare a proteggere nella morte un semidio senza anima fino alla sua rinascita. Le fu così concessa una sepoltura con tutti gli onori presso l'albero madre. Perché parla al femminile? Le fu concessa. Le fu? Gli fu. Lutel è un ca questo cavaliere acefalo. Perché è sempre stato maschile, adesso. Vabbè. Niente, non è... Ah, è fluido. È fluido. Lutel è fluido. D'accordo, abbiamo fatto anche questo. Mi segno le cuscine. In realtà c'è ancora una cosetta che dobbiamo fare. Ovvero. C'è il boschetto della morte, che non mi ricordo dov'è, devo dire la verità, perché io sono sempre molto brava. Non mi ricordo quale sia il bosco satanico, con gli orsi runici satanici. Perché? Vieni, tetrobosco.
Battistero di Callu. Non è qua. Penso sia qua. Credo sia qua. Ci sarebbe un albero o un candelabro da cercare, però boh, per adesso sarebbe troppo una perdita di tempo, perché non ho proprio idiota, idea. Non ho proprio idea di dove possa essere. Tra l'altro, mi è stato detto che, aspettate, posiziona segnale. C'è un modo? Ci dovrebbe essere un modo per fare apparire i segni delle cose già fatte, che era la cosa di cui mi lamentavo io. Però io non vedo alcun input. Luoghi di grazia, non c'entra niente. Vabbè, comunque il gioco è accessibile, complimenti, il gioco è molto accessibile. A questo punto, visto che ci vogliamo male, un'altra cosa che potremmo fare potrebbe essere esplorare il livello inferiore, il sottosuolo, perché comunque abbiamo fatto molto male, qui c'è un sacco di roba ancora. Oppure farci un giretto nel castello. Farci un giretto nel castello, cercando qualche altro segretuccio, perché non abbiamo ancora fatto tutto, per cui io penso che vi mostrerò a schermo soltanto il risultato, non tanto la ricerca, perché insomma non sarà molto lunga e tediosa. Tipo qua, no? Secondo voi è level design? Vi porta a qualcosa questa cosa qua? Secondo voi? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Sì, però con calma. Cioè, io non ho idea se sono già stata qua, ve lo dico francamente. Quello continua a dormire, non mi frega niente. Secondo voi io qua ci sono stata? Forse no, 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 no. Ho veramente trovato qualcosa? Io questa scala non me la ricordo mica. Bella alta, tra l'altro. Ok. Sciò. Talismano artiglio. Potenza di attacchi in salto. Un artiglio, un assassino. Gli assassini di Montecorvo uccidono su commissione travestiti a rapaci. Va bene. Interessante, ma non era quello che stavo cercando. Comunque ho trovato un segretino carino. Però non penso che ci sia altro a questo punto. Era una torre isolata con questi poveri stronzi dimenticati. Porca vacca, sono caduta come un idiota. Oh merda. Dove sono finita? Dove sono finita? Ah, ho capito dove sono. Però, boh. Nella merda sono finita. Attenzione alla barda del senza terra. Attenzione. Attenzione al drop. Dove sei? Qua. Di pregevole fattura, finemente decorata con un antico motivo. Era conferita ai cavalieri che per colpo sventura erano condannati a abbandonare le proprie terre. Molti di questi guerrieri venivano mandati al confino, dove erano costretti a ricominciare da capo soli nella loro disperazione. Ma mica mi fa l'attacco figo. Sciocco.
Stronzo. Ricettario del guerriero nomade. 10. Io prima di saltare su quel tetto preferisco andare di qua. Quindi, ricettario del guerriero nomade 10. Ce la posso fare, qui. 10. Freccia d'osso, ala di tempesta. Buono. Quindi qui nulla. Sì, però io sto trovando cose carine, per carità. Però io sto cercando la roba ciccia. Vieni qua. Ah no, sa, tu sei quello grosso! Continuano a dropparmi le loro asce, proprio mi fanno schifo. Le continuo a tirare dietro. Quindi io qua ci sono stata o no? Boh. No. Oh merda. Lo sapevo che ero un'inculata. Ero un'inculata. No, 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 no. Lo sapevo che ero un'inchiappettata atomica. Spesso sali le scale, parca. Miseria. Guarda come sale, guarda come sale. Guarda come sale. Non gliene frega nulla. No, 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 fottiti. Fottiti. Fregato. T'ho fregato, mica troppi, bastardo. Sarà pure l'altro. Guardalo, guardalo, guardalo. Non si arrende mica. No, no, no. Mi ha fatto male. Mi ha fatto malissimo. Malissimo. Cos'era quello? Ok. Ma ci deve essere un premio incredibile per questa trappola incredibile. Lo sentivo così tanto che c'era un'inculata da quella parte. Cioè, lì che cosa ci sarà mai da raccogliere? Ma va a cagare, ma vai a cagare, vai a cagare, il dito sanguinante purulento. Che schifo. Sanguinante. Purulento. Tutto sto casino. Altra robetta. Bene. Rune. Oh, ma perché? Oh, ma qui? Io qua non ci sono mai stata. Ma che è sto posto? Io ho completamente, totalmente ignorato questo lato. Mai vista. Abito semplice da popolano, carino. Però comunque è un vicolo cieco. Sì, perché mi fa scendere di dove c'è lui. Al piano di sopra c'è lui. Ma spoiler, tra l'altro. Ci sarà una trappola anche qui? Stavolta? Oh yes, che c'è una trappola. Oh yes, che c'è una trappola. Ma noi siamo svegli e non
ci facciamo fottere. E vabbè, tua madre. Va bene, io avrei schivato. Non importa. Signore cavaliere esule. Buono. Sì, ma il mio premio. Tutto questo. Qual è? Aver fatto questa cosa. Teletrasporto. No. Talismano spada curva. Serve a. Serve a. Potenzia i contrattacchi in difesa. Questo è figo. Questo è figo. Chiave arrugginita. Buono. Sappiamo dove usarla. Ovvero qua. A posto. Compra la versione completa per continuare. No. E questa è fatta. Però questo era un piccolo extra, perché questa era la via facile, diciamo, per raggiungere. Fanculo! E infatti siamo arrivati. Siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua. Dove eravamo la volta scorsa, no? Anche qua. Boh. Cioè, a parte ci sono questi curiosissimi fori molto interessanti che non ho proprio idea di quale possa essere la loro origine. Ma qui c'è il cavaliere che fa la ronda. Che ti fa l'inchiappettata. Ah, ciccino, volevi, eh? Bello, bello arrivare fin qua. Comodo. Vabbè, non cadere di sotto, però. Vai, ricadici. Fanculo! Porca puttana! Bravo. Bastardo il maledetto. Ma che? Ma che? Sì, vai tranquillo, vai, tanto. Tutto il giorno. 400 ti danno, sti stronzi. 400. Tutto un casino. Una cura per 400 rune. Ma vaffanculo. Io mi sto facendo passeggiate sui cornicioni. Senza avere idea di quello che sto facendo, in realtà. Tipo, qui ho trovato una cosa. Buono. Buono. Ilili! Sì, ma Dio! Quanti HP! Vi rendete conto di... Porca puttana! 98 rune! Un mini boss! 98 rune! No, no, ma sono bilanciate bene proprio. I drop sono fatti bene. Sonnellina a gambe incrociate. Va bene. Mi sa che qua poi era dove ci si arrampicava. Dove ci siamo arrampicati prima. C'è qualcosa? No, topi. E io qui sì, qua mi sono arrampicata. Qua niente. Sto trovando un sacco di segreti, ma le cose grosse continuo a non trovarle, eh. Come faccio a farmi seguire dal bimbo? Non so se è una buona idea, non so se è una buona idea. Una pessima idea, pessima, 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 pessima idea. Pessima idea, pessima. Pure, pure, pure!
Ma vaffanculo, ma dai! Tua madre! Sbagliato pure. No, 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 me ne frega un cazzo! Ne valsa la pena, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. A posto. A posto, 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 a posto. Missione compiuta. Missione compiuta. A posto. Ci sono riuscita. Ci sono riuscita. Quindi probabilmente niente, no, il tizio paffuto non è in grado di spaccarla la questa. Ma vaffanculo! Ah, ok, mi ha dato anche una 2. Ma dai! La gran puttana di tua mamma. Ok. Dio santo! Fino alla grazia mi ha seguito. Allora, vediamo. Provo un'ultima cosa. Qui, perché sono un passo dall'arrendermi, se non si fosse capito, per quanto riguarda l'esplorazione del castello, almeno non, senza considerare. Oh, Dio santo! Il livello di priorità, intendo. Sì, minchia che. Ma dai! Sì. Andate a cagare. Tipo, io posso saltare qua. Mistero risolto, signori. Attenzione, attenzione, attenzione. Mi stai forse dicendo che sono finita dall'altro lato? Il famoso altro lato? Quello che vedevo. Ti prego. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Allora. Buono. Buono, buono. Mi sa che qua. Ecco, esatto. Io qua non ci sono stata. Ficco. Dai, qualcosa sto ottenendo. Pietra, forgiatura. Rune. Vabbè, queste sempre utili. Male non fanno. Guardala che trappolozzo. Incredibile che mi state facendo, eh. Guarda lì. Guarda gli infamoni loro. Aspettavano altro. Guarda quanti sono! Vabbè, Termopili. Lì c'è un messaggio. Chi cazzo cazzo li aveva visti? Scheggia di vetro. Ammazzo tutti, poveri ammazzo. Ovviamente sto facendo roleplay, sono. Questo è il personaggio che parla. Scusa, Torre della Rocca. Ok. Simbolo. Ciò che cerchi deve essere vicino. Pietra forgiatura 3. Lì sicuramente non devo andare. Qua? Deve essere vicino, ciò che cerco deve essere vicino. Ok. Posto completamente nuovo. Perché? Vabbè, ok. No, non me lo faceva prendere. Dove sono finita?
Pietra arcobaleno. Shortcuttino. Oh yes. Oh yes. E poi. Guarda qua. Ah! Lo sapevo. Vabbè, questo è l'ultimo dei problemi. Bella animazione riciclata dei falchi, eh. Vabbè, comunque qua dovevo andare, quindi poi risalgo, però intanto cacchio sono finita. Pietra forgiatura 2, guardale quante pietre mi stanno arrivando tutte assieme. Oppla! E oppla! Dove sono finita? Dove cacchio sono finita? Cacchio, sono finita. Topo pazzo. Porca puttana. Grazie, sanguinamento. Mannaggia, oh. Sto posto stranissimo. Fior veleno, perché è fior veleno qua? Tra l'altro. Richiamo del rancore. Attenzione! Attenzione! Incantesimuccio! Adesso lo trovo, eh. Fede 4. Che ti pareva? Che ti pareva? Nel culo, nel culo. Evoca spiriti vendicativi che braccano i nemici. Un tempo considerata perduta, questa antica maledizione della morte fu riscoperta al necromante Garris. Vabbè, porca puttana. Che sia mai che posso fare qualcosa. Sempre fede, 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 fede. Dove caspita sono finita? Dove caspita sono finita? Questo è un boss, qua c'è un boss sicuro. Qua c'è un boss sicuro. Lo sapevo. No. Giusto la principe della morte. No! Porca la puttana! Posso scappare da questo posto di merda! Posso evocare? Non posso fare un cazzo! Parato a me. Porca merda, che schifo. Dai, ma che merda!
voi vedete qualcosa? Voi vedete qualcosa? Cioè, voi capite quello che sta succedendo? Qualunque cosa è successo è finita. Beh, seme d'oro. Porca troia. Almeno l'ho ucciso, però che schifo. Veramente che schifo. E questo credo che sia il boss opzionale che si trova nella... diciamo all'inizio del gioco. Ok, questa roba è un incubo. Questa roba è veramente un incubo. Terrificante. Proprio terrificante. Wow. Wow. Allora, torniamo un attimo a Torre Baluardo, perché c'erano ancora delle cose da prendere sopra. Qua. No. No, non è qua. Perché non riesco a orientarmi? Mai. Cioè, com'è possibile? Vi giuro, com'è possibile che io riesco... Cioè, non ho la minima memoria dei posti. Cioè, per me un posto è... Allora, questo è il boss. E non è chiaramente questo. Questo conta come boss. Cioè, chiaramente qua se ci finisce inizio gioco è la fine. Non potrei mai superare quell'incubo. Ok, credo... Ok, è giusto. Era qua. Qui si scende. Vedete? Ho sbagliato, avevo fatto un salto sbagliato. Qui c'è qualcosa che mi ero persa. Ah, paura! Incredibile paura. Voglia capillare. Un infarto mi è venuto. E basta. Vabbè, era solo quello, perché qua ci sono i pipistronzi. Continuano a mancarmi due pezzi comunque. Mi continua a mancare. Vediamo se lo riesco a trovare. Il camminamento dall'altro lato dove c'era il bimbo graffettato e il montacarichi sotto. Il montacarichi sotto, senza saperne leggere né scrivere, mi viene da pensare che si trovi. Non di qua. Che si trovi partendo da sotto. Perché è molto in basso. È molto in basso. Però potrei anche sbagliarmi. Permesso. Si ammazzano tra di loro, mi fa piacere. Guardali. Non ci credono. Non ci credono. Allora. Non ho proprio idea. Non ho proprio idea perché... Porca puttana! Qui non ci sono mai stata. Qui non ci sono mai... Cazzo! Non ci sono mai stata. Rischiando di perdere una quantità indegna di rune. Guardate, guardate i bastardi! Cosa, chi è lo stronzo? Porca puttana! Pezzi di merda! Guarda, si è appostato! Ma vaffanculo! Guarda che sono usciti! Comunque il racconto è tracking, bastardo. Ce la facciamo? No, non ce la facciamo. No, no, no. Oh, oh, sono tutti là, sono tutti là. Sono tutti là.
Ma funziona sta cosa? Fegato essiccato ignifugo. Ah! Ok, vabbè, tanto ne vuole una sola. Va bene. Oh, ok. Due addirittura. Sigillo deicida. Sigillo deicida. Non è un talismano. Non è un talismano. Forse... Eccolo. Sacro sigillo degli apostoli Sacriderma con intarsi di ossidiana. Si dice rappresenti la manipolazione della nera fiamma, catalizzatore in grado di potenziare gli incantesimi dei cigni. Brevario del Sacriderma. Incantesimi dei cigni. Se non che io sa intelligenza. Ottima scelta. Quindi niente. Io qua c'ero arrivata. Io qua c'ero arrivata. Oggetto chiave. Sarà molto contento. Consegna un chierico duro dito per prendere nuovi incantesimi. Contiene incantesimi della nera fiamma dei Shida. E prendiamocela qualche botta. Prendiamocela qualche botta, dai. Cosa potrà mai andare storto? Cosa potrà mai andare storto? No, oh, proprio niente. Andiamo, va. Andiamo. Porca vacca, che tragico errore sto facendo. Mighty dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Troppe dita, signore, troppe dita. Sì, guarda come me lo fanno sembrare scarso. Sì, vabbè! Sì, vabbè, tua madre però! Quella gran puttana! Truest of dragons, lend me thy strength. Ah!
Sì, nel culo! Bastardo! Non ho visto niente! Perché non lo riesco a colpire? No, curati! No, un altro! Quello! Spara! No, lo volevo uccidere io! L'ho ucciso io! È fichissimo! Tutta una rovina. Sì! 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 Le rune maggiori che ottieni sconfiggendo i raldi del frammento hanno perso il loro potere benefico. Tuttavia puoi riattivarlo presso le torri divine, sparse nell'interregno. Leggi la descrizione di ciascuna runa maggiore per scoprire quale torre divina visitare. Rimembranza dell'innestato. Oh! Questa va nel monastero. Ma che cos'è? Ottieni il suo potere tramite la legge dita. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge dita. In alternativa può essere usata per ottenere una grande quantità di rune. Per affrancarsi alla sua debolezza si abbandonò alla grottesca pratica degli innesti. Un giorno torneremo insieme a casa nostra, immersi nei raggi dorati. Fichissimo. È tipo un'anima. È l'equivalente di un'anima dei Souls, questa. Runa maggiore. No, non ho sbagliato adesso. Runa. Dove sta la runa? Non ho idea di dove stia la runa. Qua. Priva di benedizione. Runa maggiore dell'araldo del frammento Godric. Priva di benedizione. Cerca la torre divina di Sepolcride che si erge oltre il grande ponte collegato al castello di Gran Tempesta. Ok. Quindi dovrebbe essere quella che abbiamo trovato che era bloccata, penso, la torre divina. Buono, grande, fichissimo. Che bello lui. E per quanto mi riguarda, molto più leggibile di Margit. Molto più leggibile di Margit. Proprio un bello. Ma non mi ha sbloccato. Ah, infatti c'era la grazia. Ok. Non voglio andare avanti adesso. Voglio fare due cose prima di chiudere questo video. La prima è fottermi perché questa. Forse, sì. Ok, la torre l'abbiamo già trovata. Sì, penso sì. Credo sia questa. La torre divina, decisamente. La forma è quella là. Sperando di non morire come merde. Che qua c'è... Mi sa che respawnano gli infami. Non sono nemici. Guarda come sta bene. Sta meglio di me. Pezzo di merda. Vuoi cadere? Grazie. Con molta calma, non ti preoccupare. Tutto il giorno. Sì, vabbè, però. Capito. Ok. No. Guarda quello che mi sta lanciando le bombe. Intanto vi qua. Venga, non sia timido, venga, si avvicini. Niente, eh? No! L'ha preso lui! Buono!
colpirlo, però. No. Posto. Stai fermo, stai giù. Via. Mi nascondo. Madonna, che ridere. No, la stiamo cercando, ne passa la pena. Ok, vabbè, qua utilizziamo la prospettiva, i poverini sono delle menti semplici loro. Caduto! Si è scompenetrato col piedino dell'altro. Come è troppato? Freccia grande. Yes. Continuo a dire che secondo me Margit è molto più difficile. Questo probabilmente farà più male, però lo leggo molto meglio. L'ho letto molto meglio. Ok. Adesso si apre. Sì. Ok. Grande. Con che potenza incredibile. Fichissimo tutto. Ascensore? Una texture pazzerella? Sì, mi sa di sì. No, sì. A me sembrano texture pazzerelle queste. Non mi sembrano effetti fichi. Questi sono effetti fichi. Siamo delle brave persone. Meritiamo una runa maggiore. Non credo che lui fosse uno stinco di santo, eh. Diciamo che probabilmente ha fatto più danni di noi a questo mondo. Un luogo di grazia. Quasi quasi io livellerei, ma così fa più ansia. Mi piace di più. Siamo in super in alto. Ma che figata. Due dita. Fico. Oh. Ripristina il potere di una roba maggiore. Incrementa tutti gli attributi. Questa runa maggiore è conosciuta come l'anello portante che si trovava al centro dell'anello ancestrale. I primi sedi dei furono Godfrey, Lord Ancestrale, e la sua progenie gli Aurei. Non posso usarla. Quindi forse dovrò tornare alla tavola rotonda e mi diranno cosa fare, perché per adesso non posso fare niente. No. Che figo! Ok. D'accordo. Quindi... torniamo. Ma non voglio parlare con nessuno, se non col fabbro. Voglio parlare solo col fabbro. Voglio parlare solo col fabbro. Se mi ricordo dove sta. Porta è chiusa. Ah, guardala. Quindi. Ah! No! Oh, no, che? No. No spoiler. No spoiler, che ho visto cose strane. Un po' schifose anche.
Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Fine and well. Ok. Riguarda Roderica. The girl you brought here. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Ok. Time has come. Oh no. Niente. Meglio di nulla. Meglio di niente. Sob. Ok. Io non ricordo. Dov'è le? Se questo io avevo ancora. Vorrei farmi il giro dei mercanti. Vorrei farmi il giro dei mercanti. Per vedere se ho comprato tutto da loro. Sì. Riguarda gli ululati. Aspettate. Infatti mi ricordavo che lui vendeva. Telescopio. Ok. Of a wolf. Sì. In the Mistwood. Perché? I suppose he must still be skulking. Che cazzo ne sai? Che dove con? I know. Next time quando vedi l'ulata del lupo lancia questo segnale sotto la fonte. Oh, don't fret. I just have an inkling the two of you might hit it off. Goodbye. Cioè, quindi devo andare a parlare con tipo tutti gli NPC che ho mai incontrato, perché sia mai che. Mi danno emoticon magiche, sblocca storie. Allora, io non so se qua posso fare qualcosa con le rimembranze adesso, però. Che avevo sbloccato sto coso, però leggidita, non c'è nessun leggidita. Oddio no, forse la leggidita è semplicemente la... la tizia morta sul... non ha detto che sia un NPC, magari appunto è solo qui la... questa... sì, esatto. Esatto. Ottiene il suo potere tramite la legge dita, rimembranza dell'innestato. Duplica rimembranza dell'innestato. Duplica. Duplica. Signora, mi spieghi! La prego, cosa ho fatto? Ne ho due! Che vuol dire? Ottieni il suo potere tramite la leggidita. E ora non posso più interagire. Vabbè, ok. Niente. Rovine di Tetrobosco. E andiamo, facciamo quest'ultima cosa. Tra l'altro io qua lei ho comprato, da lei ho comprato tutto. Mi sa di no. There you are. Shall we sì, there you are, però stai molto attento. Ah no, è il cacchio, ho comprato niente da lei. Sulla stregoneria scintipietra. Our art draws upon the powers embedded in Glinstone. But what is the nature of such power? Glinstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while Glinstone contains residual life. Ah. And thus the vitality. Vabbè, l'Irium, fondamentalmente l'Irium. It should not be forgotten. That Glinstone sorcery is the study of the stars and the life therein. A fact lost on most sorcerers these days.
Your appetite for learning, you make me proud. Puoi giocarmi sulle tue gambe, devi avere un'insegnante favolosa. You wish to continue very well. Niente, vabbè. Ma non fa più la stronza. Allora. Due. Quante cosine che abbiamo fatto alla fine? Cioè, ho fatto cacarissimo. Ho fatto cacarissimo esplorare il bosco. Però intanto ci siamo portati a casa pure lì. Tristillo, come si chiamava? Carmelo. Abbiamo ucciso pure Carmelo l'innestato. Per me si chiamerà Carmelo da adesso in poi, mi dispiace. Sì, ora devo solo riuscire a scendere. Carmelo l'innestato. Sono benissimo. Beh, chiaramente sepolcri della Sardegna. Cioè, non mi sembra evidente che sia la Sardegna, per cui non mi stupirei. Qua posso scendere senza sfracellarmi? Assolutamente sì. Io i criteri delle altezze non le ho mica capite, comunque. Noppete. Noppete. Tra l'altro da queste parti ci dovrebbe essere pure il nostro caro amico candelabro magico. Dio sa dove. Dovrebbe esserci il candelabrino magicino da attivare. No, lasciamolo stare, eh. Io qua ho esplorato sempre malissimo. State zitti che mi svegliate gli orsi. Il nostro Gatsu che fa le sue cose. Devo schioccare le dita. Allora, gesti a sé. No. Allora, gesti dov'è? Indica in alto. Cenno con la mano. Schiocca le dita. Prova ora. Eccolo, ha funzionato. A parte che sei enorme. Quindi è la tua faccia. Sì, è la sua faccia. È Gatsu, è palesemente Gatsu. Ha pure la spada di Gatsu. Oddio, è Gatsu. Oh, Dio. Who goes there? Kali sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. Okay. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor. Darrowell. And in need of a fitting end to his tale. Darrowell is and in need of a... Basta. Non. Okay. Guardalo. Doggo. Tutto. Un occhio più chiuso dell'altro. E zanna la cinghiale. Certo che parla benissimo per avere un muso. Va bene. Allora. Ok, non mi aspettavo di sbloccare questa cosa. Un'altra quest. Darrowell. Tu, tipo, senti, se io ti do... Sì, sì, vorrei apprendere... Sì, sia in breviario di Satana. Sì, sì. Non ti preoccupare. Guarda, tu vendi un sacco di cose belle. Sono tutte assolutamente inutili per me. Lama della nera fiamma. Volge un fiamme oscuro al momento della mano destra. Può essere lanciato dopo una nera gravosa. 17. Non chiedi neanche tanto. Non chiedi neanche tanto, in realtà. Posso di sacrificare, ma costa un botto, però. Guarda, a me basta che non ti ammazzi. May the golden or- sì, the golden, sì. Tu? A pleasure to see. Thank goodness you're safe. I'm still looking for. Stai ancora cercando uno scopo, va bene. Riferisci il messaggio del fabbro. You're telling me I possess some kind of gift.
I don't believe you. But if I do have this talent, sarebbe una novità. I suppose I should try sì. to ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. Okay. If I do have a talent for I suppose I should ask Master Hugh. Va bene, ok, ha trovato la sua via, è contento. Tu? Sì, senti, dammeli qua. Magari avanza la missione su, ha messo che abbia. No, no, guarda, va bene così. Tu sei contento così? Lui, vabbè, gli sto dando tutte le cose. Satana, no, non ci deve entrare lì dentro. No, non ci entro la prossima volta. Tu? Tu non parli? Tu non dici niente? Questa porta è chiusa. Tu? You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. Ah. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Amuleto arsenale. Arsenale. Incrementa il carico massimo dell'equipaggiamento. Buono. Fu ricavato al peculiare spadone brandito da un sovrano assetato di vendetta. Ricordo un ammasso di armi. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ench's guarding just over there. Ah, if you haven't already. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth. Guarda, io vorrei tantissimo parlargli, però non mi fa entrare, quindi father. It's about time I had. I'll see you again, warrior. Ok. It's about time I'll see va you bene, again. Va bene, ci vediamo un'altra volta. Poi continuate a vendere le stesse cose, mi sa. Yes. Va bene. Se usata conferisce beneficio non una maggiore equipaggiata. Se nessuna runa maggiore è stata equipaggiata, incrementa leggermente i PV massimi. Sì, c'è l'arco inferiore e l'anello ancestrale a raccoglierne i doni. E questo è un frammento. Ok. Vabbè. Direi che mi posso ritenere soddisfatta per oggi. È stata un'esperienza fruttuosa. Va bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio per l'attenzione. E noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.